Eccoli. Rossi, Rota, Dal Molin, Di Panfilo, Del Torre, Corti e Pacitto. Dal Molin, ovviamente, per provare a vincerla in 6 per l'ulteriore posto in finale. Subito un grande avvio di Dal Molin. Come sempre, eccellente partente, eccellente sui primi ostacoli. Dal Molin fa il vuoto. 7,57 subito per Paolo Dal Molin, che va a prendersi subito il primato stagionale, a scendere sotto i 7,60. 7,57 è il tempo, per darvi un'idea, di Emanuele Abate, il secondo di sempre in Italia dopo questo ragazzo alessandrino, che corse in 7,51 per vincere l'argento europeo al coperto nella stagione 2013. Subito la rumba di Paolo Dal Molin sui 60 metri con ostacoli. Vediamo intanto chi si è preso il secondo posto, Di Panfilo o Del Torre, uno dei due. 7,56 per Dal Molin. 7,56 per Paolo Dal Molin.